Sono Valeria Cone, sono tra le fondatrici del progetto Coloriage, in cui mi occupo della coordinazione e della direzione creativa. Coloriage nasce nel 2019 da un progetto di scuola di moda gratuita. L'idea era valorizzare le potenzialità della componente migrante del territorio con un background artigianale o un'attitudine creativa. Grazie al coinvolgimento di docenti di accademie di moda e di designer del territorio, il progetto ha avuto un ottimo sviluppo, una crescita molto veloce. Nel 2021 dalla scuola di moda gratuita è nata una cooperativa in cui oggi lavorano 8 artigiani, rifugiati e migranti. Coloriage ha una doppia anima: da una parte è un progetto di formazione che fa capo a un'associazione e un progetto quindi di scuola di moda gratuita per artigiani rifugiati, migranti, ma anche giovani inoccupati. Dall'altra una cooperativa che gestisce invece la produzione e il brand Coloriage, che ha una collezione di abbigliamento, di complementi di arredo e di accessori. Questa doppia anima di Coloriage si traduce anche nel design degli oggetti. Noi lavoriamo moltissimo sull'idea del double face, quindi sono cose che possono essere portate sia dal lato di un tessuto italiano, che può essere una lana, un cotone, un velluto, che del tessuto africano. Per quanto riguarda i tessuti, oltre a lavorare con dei wax dell'Africa dell'Ovest e con dei tessuti dipinti a mano in Mali, di cui controlliamo l'intera filiera dalla coltivazione del cotone fino alla pittura a mano del tessuto, in Italia abbiamo un progetto di recupero di scampoli di produzioni di aziende tessili del Nord Italia. Sicuramente l'attività di Coloriage rispecchia molti obiettivi, in particolare quello di garantire un lavoro dignitoso, che nell'ambito della moda non è affatto scontato. Gli artigiani e le artigiane che oggi lavorano con Coloriage, precedentemente in Italia, svolgevano esclusivamente lavori dequalificati, purtroppo. E Coloriage nasce proprio con l'idea di valorizzare il potenziale di artigiani che appunto vengono da culture dove l'artigianato è molto ricco e vivo e hanno delle competenze straordinarie, perché spesso da quando sono giovanissimi esercitano il mestiere di sarti o artigiani, e che però qui nel nostro territorio non viene valorizzato. In questo modo cerchiamo anche di promuovere e salvaguardare quella che è la nostra tradizione artigianale in Italia, quindi con il coinvolgimento di maestranze e docenti del nostro territorio che poi formano gli artigiani migranti all'interno del nostro progetto secondo quelli che sono i criteri della sartoria europea, e gli permettono di trovare un inserimento lavorativo adeguato in Italia. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato una nuova sede del laboratorio di sartoria sociale a Trastevere, è un locale molto grande all'interno di un palazzo storico che ci siamo immaginati come un laboratorio, quindi un atelier di sartoria su misura, come un concept store, ma anche come un luogo dedicato interamente alla moda etica, in cui tenere workshop, seminari, incontri per sensibilizzare il territorio all'importanza di una moda sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. Il mio superpotere potrebbe essere l'apertura a culture diverse, l'idea che appunto nell'incontro, nella contaminazione tra culture diverse ci sia la ricchezza di un progetto, di una visione della società.